Di Abodarak, bentornati qui su Euro Truck Simulator 2. Oggi siamo a Cracovia, niente che po' di meno a Cracovia dopo tanto tempo. E devo prendere un bel carico. E cavoli, ho visto questa skin. Ma raga, ma quanto è figa questa skin che ho messo al mio camion. C'ha tanto di Italia. Cavoli, devo mettere questa come skin aziendale. No, ma forse i ragazzi hanno già lavorato una loro skin, per la Pod Track Trasporti. Però non so come l'abbiano fatta loro, però questa mi sembra figa. In ogni caso, oggi dove andremo di bello lo scopriremo. E oggi ci sono un sacco di cose di cui voglio parlare. Allora, vediamo un pochino. Trasporteremo l'anguilla fumigata e andremo in Slovacchia. In un punto mai esplorato. Vabbè, magari ci sono andato mille volte, solo che non ho salvato. Probabile. Sai quante volte... Quando... Allora, io questo profilo di gioco c'ha ormai 10 anni. E per non rovinarlo, che faccio? Quando scarico le mod, non vado a salvare, ecco. Le vado a togliere poi le mod e niente, non le uso più. Il problema è che magari vai a esplorare determinate città e poi rimani fregato. Mettiamo le 4 frecce. Ok, let's go. Let's go, ok, perfetto. Mettiamoci belli dritti. Belli perfetti. Ok, e siamo pronti per questo grande viaggio. Spero di non viaggiare di notte. Pov, viaggerò di notte, scommetto. Ci scommetto un rene. Ragazzi, siamo pronti per partire. Vi volevo chiedere, ma che vi pare di questa webcam? Praticamente, no, in questi giorni sto provando un botto di periferiche nuove. Avrò cambiato in 2 settimane 3 tastiere. Per la prima volta ho buttato la mia carissima Agicam, tastiera che ho avuto forse per 6 anni. Bellissima tastiera meccanica, però non mi è mai piaciuta. Cioè adesso non mi è mai piaciuta. Non mi è piaciuta per una cosa quella tastiera, che nonostante siano tastieri brown, con switch brown, faceva un casino assurdo. Poi io mi sono detto, ma io gioco ai simulatori, ma che cacchio mi serve una tastiera meccanica? Niente. Poi per fortuna Logitech ha lanciato una nuova tastiera, che è questa qui, guardate. Guardate che figa questa tastiera. Tastiera wireless. Oh, quanto le amo le tastiere wireless. E non è che devo giocare, gli spara tutto. È retroilluminata, silenziosa perché ha membrana. E niente, full. Perché io avevo una tastiera Logitech, ma non era tutta lunga, era quella senza tastierino numerico. E su Aerotrack è un problema, perché quando vado in modalità sviluppatore non mi posso muovere. Poi ho provato una tastiera di Asus, bellissima. Però è perfetta per chi usa gli sparatutto. Per chi come me gioca Euro Truck, ha bisogno dei tasti, cavoli. Ha bisogno dei tasti. Quindi... Ah, ecco. Poi un'altra cosa che mi chiedete sempre. Ma Bodrak, ma che te ne fai di tutte quelle cose che ti inviano? Alcune rimangono, ma molte le devo restituire. Tipo Asus ho dovuto restituire tutto. È giusto per provare. Perché comunque penso che nel canale ogni tanto ci sta portare dei prodotti che magari io stesso vorrei provare per capire se magari conviene comprarlo. Per esempio, questo vecchissimo smartphone, vecchissimo, oddio, 3 anni fa, Realme GT Neo 2, me l'avevano inviato sempre in prestito e poi ne ero talmente innamorato che non c'è modo di comprarli quelli che ti inviano, devi restituirli per forza. Ho dovuto restituirlo, andare su Amazon, comprarlo. Tant'è che quello che mi avevano inviato loro, per esempio di quel telefono, era con la striscia già, era bellissimo. Questo qua era solo colorazione nera, però costava poco, allora ho preso quello. A proposito di Realme, Milano, martedì scorso mi sembra. Sì, martedì. Oh, questo martedì. Ma non mi ricordo. Forse questo martedì. Sono andato a Milano e ho incontrato alcuni di voi lì al Duomo. Perché stavo sempre di Realme a distanza di 2 anni il loro nuovo modello. Il... come si chiamava questo? Realme
12 Pro Plus. Questo, no, raga, questo è una bomba. Andate su Poder. Se vi interessa un telefono, andate a guardarlo, perché questo è veramente bello. Anche questo da restituire il prima possibile, purtroppo. E mentre stavo facendo al Duomo, insomma, il test dello zoom, perché questo telefono ha come funziona, caratteristica al super zoom, ho incontrato un'intera scuola dell'agrario che penso venisse da Venezia Venezia, o erano veneti, mi hanno detto, non lo so. Comunque erano una scolaresca della seconda superiore e abbiamo scattato volentieri un paio di foto con 4-5 di loro. Io gli ho detto: oh, mi raccomando, mi raccomando, dopo inviatemi le foto. Pov, non me ne è arrivata manco una. No, in realtà è una cosa che succede molto spesso. Anche all'EIMA, boh, avrò fatto 30 foto, ma anche in G, ma mi è capitato tante volte di fare foto. Ho detto: oh, mi raccomando, poi inviamele. Spariti per sempre. Non lo so perché. Ma raga, perché mi fate così? Io voglio vederle le foto poi, come sono venute. Magari non so, ok, non sono bello, però almeno dopo fatemele vedere le foto. Ok. Niente, qua si sono bloccati tutti quanti. Speriamo che si sbloccano. Ho ridotto il traffico. E altra novità che ho, vabbè, a parte questo, comunque saluto tutti quei ragazzi se mai dovessero vedere questo video. E magari scrivete nei commenti: Poderak, sono io, ti ricordi? E altra cosa che volevo dirvi. Ah, ecco, ho cambiato di nuovo webcam e mi ha impostato questa impostazione qua in verticale, che vi permette di vedere perfettamente il mio volante. Ho detto: cavolo, ma sai che figo? Cioè, così vedono effettivamente che volante utilizzo, perché non sempre si vede. E tanti di voi mi chiedete: ma Podra, che volante tu giochi? Allora, io attualmente sto utilizzando il Thrustmaster T128, che è un volante compatibile con il Farm Stick, che mi permette, Farm coso qua, che mi permette di inclinarlo come il camion. Vedete il volante del camion come inclinato? È inclinato anche qua nella vita reale, e ha un'ergonomia molto più realistica e più figa. Ho l'altro giorno ricollegato il T248, il mio precedente modello di volante. Cavoli, ma sai che questo è minuscolo, cacchio, come volante. Mi sono abituato talmente a queste dimensioni, quando ho installato quello mi sembrava di avere una barca quanto era grande. Ma in realtà è solo questione di abitudine. Anche quando acquistai il primo Samsung S24 Ultra, no? Ero abituato a questi telefoni qui, da 6,7 pollici. Poi è arrivato, boom, la padella. Guardate rispetto alla mia faccia. Rispetto alla mia faccia è gigantesco. Primi giorni ci rimani un po' così, dici: ma ci sta almeno in tasca? Ci sta. Poi ti abiti talmente tanto e... Che se poi ci pensavo con la testa, no? Andiamo a rivedere i telefoni di 10 anni fa. Da 5 o da 4 pollici. L'iPod. Chi, raga, si ricorda dell'iPod? Oh, però avete rotto il cavolo qua voi, Andate un po' troppo lenti. Oh, se questo fa il sorpasso siamo morti tutti quanti. Erano piccolissimi gli schermi. È un trauma ritornare indietro, ovviamente. Ma wow, a volte l'abitudine è incredibile. Non ci fai caso. Per esempio, questo qui mi sembrava normale. Poi, facendo lo switch con il T248. Perché, Poderak, quando è che usi il T128 e quando usi il T248? Il T128 mi piace usarlo in tutti i simulatori. Tipo Eurotrack. I simulatori di mezzi pesanti, Eurotrack, Farming Simulator, oppure... No, Construction Simulator preferisco l'altro, dopo vi spiego perché. È un volante perfetto. Ecco, Fernbus, a proposito, arriverà il nuovo DLC della Polonia, che ho già in anteprima. Non so se vi posso pubblicare video, non penso. Penso prima del 19 non posso pubblicare niente. Però mi raccomando, rimanete sintonizzati, perché vi pubblicherò qualcosina. Qua mi verrebbe di fare un sorpasso mega azzardato, ma ho paura che facciamo la fine del topo. Comunque mi piace questa nuova configurazione.
Perché non riesco più a posizionare la mia webcam in modo tale che si veda bene il volante. Che mi piace mostrare il volante. Anche se questa nuova inquadratura in verticale sembra che io stia facendo... Cioè che questo volante esca da punti strani. Va bene, fa niente, accettiamo tutto quanto. Non siamo così maliziosi. Allora, io direi che ci stiamo avvicinando alla Slovenia. Ah, ecco, l'unica cosa di questa tastiera che mi piace, però mi devo ricordare ogni volta per avviare la minimappa devo premere FN, perché di default non c'hai i pulsanti. Vabbè, cioè c'hai i pulsanti ma fanno cose tipo abbassare, alzare il volume, mentre per attivare F1 e F2 devi premere FN. Va bene, quindi FN, F3. E togliamo la mappa. Tante cose. Mamma mia, il tempo vola velocissimo. Per esempio, ho visto ieri che non pubblico video su Podera Games da 6 giorni. Incredibile. Com'è possibile che il tempo è così veloce? È così. Cioè, io a volte veramente arrivo il giorno e dico: ma che cavolo ho fatto oggi per aver sprecato tutta la mia giornata? Mi sembra di aver fatto tutto e di non aver fatto niente. Non so se avete mai avuto questa sensazione. Quando uscite da scuola, probabilmente l'avrete. Sì, magari è perché mi piace quello che faccio. In quella giornata mi è piaciuto quello che ho fatto. Allora ho detto: vabbè, dai, volata. Mo' che iniziano le belle stagioni. Raga, mo' che arriva l'estate. Anzi, già com'è possibile che siamo arrivati all'estate? Non si sa. Non si sa come sia possibile che siamo arrivati all'estate. Questo non me lo capacito. Cioè, tra poco è primavera e tra pochissimo estate, raga. È la mia stagione preferita. Odio la pioggia, odio l'inverno. Perché con il cane ogni volta non posso uscire. E si riducono le mie attività motorie. Mentre con l'estate, con la primavera, ho più voglia di uscire. Poi anche non devi uscire troppo presto, perché magari già alle 8 si continua a vedere. Mentre adesso, oddio, iniziano ad allungarsi le giornate. Anzi, aumenterà probabilmente con il prossimo fuso orario. Oh raga, ma quanto ci hanno scammato con il fuso orario, raga. Quanto ci hanno scammato con il fuso orario. 2 anni fa avevano detto: mettiamo un fuso orario fisso. Stop, scegliamo quello e non lo cambiamo più. Non l'hanno più fatto quei disgraziati maledetti. Non l'hanno più fatto. Io adesso mi ritrovo che devo cambiare ogni volta l'orario. Di avere quel trauma che ogni volta mi affligge. Quello del fuso orario, raga. Il fuso orario, raga, è incredibile. Il fuso orario. Allora, quando si tratta di andare un'ora indietro, non troppo, ma quando si tratta di andare un'ora avanti. Oh, sto prendendo una brutta abitudine adesso. Che è causato dal fatto che faccio cicletta ogni tanto. Quindi si fa tardi. Finisco tardi anche con il lavoro, con i video. E quindi capita che magari non vado più a letto come prima a mezzanotte. Ho questa brutta abitudine ultimamente di andare a letto fino all'una. A volte l'una e mezza. E qual è il problema in queste situazioni? Il problema è la mattina. La mattina, dovendomi svegliare alle 7, 6 ore di sonno non sempre sono sufficienti. O meglio, ho notato che mi sveglio sempre nel ciclo più brutto. Perché in realtà potremmo dormire, allora, per chi non lo sapesse, addirittura se ti studi bene il sonno potresti anche dormire 3-4 ore. Non fa bene assolutamente, però se scegli quella fase, ti svegli in quella fase non di sonno profondo, non ti senti stanco per tutta la giornata. Mentre se ti svegli in quel momento in cui eri stanco, stavi dormendo profondamente, è un problema. È un problema perché poi ti senti stanco tutta la giornata. Infatti a me capita spesso di trovarmi stanco tutto il giorno. E di conseguenza tutta la produttività rallenta, perché sei stanco, continui a rimandare le cose. Dici: no, sono troppo stanco, faccio queste cose prima e poi faccio le cose pesanti. E alla fine fai male tutte e due. Allora, mettiamo la freccia per... Oh, ma io come sto guidando oggi a zigzag in una maniera incredibile. Tra l'altro stiamo per arrivare, mi sembra, di giorno. Io pensavo di arrivare di notte, invece... Da vero pro gamer della Podtrack Trasporti, guardatemi qua come arrivo puntuale.
con una bella multa da 400 euro e benvenuto a Banska Bystrica Poderak. Raga, ma quante città ci sono su Eurotrack? Cioè, io penso su Eurotrack non ho esplorato tutto, cioè, questa cosa mi mangia, perché in realtà forse l'ho fatta questa esplorazione, magari è la decima volta che vengo qua, ma il fatto che non salvo, perché a volte utilizzo le mod, mi causa questo problema che non so mai se effettivamente l'ho esplorato. A me mi sembrano tutte strade nuove in realtà, essere sincero proprio al 100%, però va bene. Ho visto anche uscito l'aggiornamento di On The Road che vorrei portarvi, però il problema di On The Road è che è un gioco che sì, magari dopo l'aggiornamento hai voglia di giocarlo con le 2-3 partite, ma tendenzialmente poi lo abbandoni. Mamma mia, quel tipo di azienda lì non la sopporto perché è un po' illusionista, ok? È illusionista, oppure è perché abbiamo noi troppe aspettative causa Eurotrack, che Eurotrack è un giocone. Magari abbiamo delle aspettative che non si possono permettere perché non hanno le abilità magari, e quindi ci rimane male. Ma magari è il massimo che sono riusciti a fare effettivamente, cioè magari non dormono la notte per portarci quel tipo di aggiornamenti e noi sempre a criticare. Non, infatti tendenzialmente i giochi magari dico sì sono brutti, ma non è che mi metto lì a criticare gli sviluppatori, a dannarli, a maledirli perché non hanno fatto, perché ormai, cioè, se un gioco non ti piace puoi fare il reso tranquilla, tipo su Steam hai 2 ore per capire se è un gioco di merda e lo puoi restituire. Se lo compri in negozio anche, oddio, non lo so, in negozio se compri il DVD. Ma chi è che compra i CD nel 2020? Io Podrak, mi scriverete nei commenti. Io Podrak compro ancora i CD. Ma raga, non comprate più i CD, perché ormai la copia digitale, cioè, a parte che inquinate meno, però almeno avete la possibilità, in caso di giochino scamino, di farvi ridare i soldi. È vero, Podrak, ma dopo non posso venderlo il gioco, è un casino di qua, di là. Però uno fa determinate scelte. Ma in ogni caso, tra il dire e il fare siamo arrivati, raga, e dobbiamo fare la nostra consegna. Io vi ringrazio a tutti per aver visto questo video. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi, fatemi sapere cosa ne pensate. E noi ci vediamo alla prossima. Tutti i link in description. Alla prossima, ciao!